E salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo episodio di Sinusia. Ci troviamo sempre alla seconda intersezione dove nella scorsa puntata siamo riusciti a prendere con successo, anche con un po' di lag, la nostra lana grigio scura. Ed eccola qua ragazzi. Se vi ricordate, in questo dungeon c'era una cassa che siamo riusciti a vedere da lontano in quella box. Secondo me c'è qualcosa di buono ed io sinceramente voglio andare a controllare. Quindi dobbiamo farci un paio di picconi, perché comunque era nella seconda bocca, quindi abbastanza lontano direi. Quindi armiamoci di tantissimi picconi e cerchiamo di raggiungere quel punto. Una cosa, io ovviamente è inutile farvi vedere tutto il viaggio che devo fare per arrivare là, al massimo vi velocizzo tutto, lo taglio, che è molto molto meglio secondo me. È inutile farvi annoiare, anche perché devo scavare, cioè ci vado di lato, quindi è inutile. Poi basta ragazzi, io nel frattempo vado a scavare, ci vediamo fra poco. Ok ragazzi, siamo arrivati finalmente dopo aver scavato praticamente un tunnel lunghissimissimo. Allora cerchiamo di salire adesso. Facciamo come al solito una scala, come abbiamo fatto anche nelle altre bocche, e cerchiamo di salire. Mi sa che ci siamo. Mi sa che... minchia ragazzi, avevo ragione. Avevo ragione. C'è scritto Prince Kit. Controlliamo. Io lo sapevo, cazzo. Buono, buonissimo. Cioè abbiamo una corazza di diamante. Poi con una spada con anatema 1 e flagello degli artropodi. Poi una spada d'oro comunque. Però abbiamo un diamante in tutto questo, ragazzi. Un diamante, buono. Questa cassa ce la portiamo, non... non si sa mai, magari potrebbe anche servirci. Ok ragazzi, allora a questo punto torniamo indietro e andiamo a posare tutto. Ok ragazzi, dopo praticamente un po' di tempo, perché tra l'altro sto anche morendo di fame e tanto altro, sono riuscito ad arrivare finalmente a casa. Ok ragazzi, io direi di... che l'armatura di diamante per adesso la poso, perché ho paura che la perda, quindi non ha senso andare, perderla subito. Allora facciamo un po' di sistemazione. Anzi, dato che io ho preso pure una cassa, direi anche di posizionarla. Ok, cominciamo a posare tutto quello che a noi non serve. Ok ragazzi, dopo aver fatto un po' di sistemazione, cerchiamo di prendere a questo punto un'altra lana. La lana bianca penso sia quella più difficile forse di questo dungeon, boh, non lo so. La lana blu non penso sia il momento adatto per andarla a prendere. Quella grigia, che si chiama tra l'altro, non abbiamo detto il nome, la Flimside Ditch. E poi c'è la lana rossa, che in tutto questo non siamo riusciti ancora a vedere, e si chiama The Red Forest ragazzi. Visto che è l'unico dungeon ancora inesplorato, ci accorgiamo subito di una chest all'entrata. The Fire Kit, protezione al fuoco, un accendino. Allora io direi subito, visto che lui comunque mi dà questo qua, significa che questo dungeon può avere della lava dentro, o proprio quella più cattiva, e devo pensare ai blade. Forse sì, mi sa di sì. Allora facciamo una cosa, due di questi ce li portiamo, l'accendino visto che lui ce l'ha dato ce lo otteniamo. Per il resto possiamo continuare ad andare avanti ragazzi, dai. Prendiamo un po' di legna da qui. Ecco qua. Andiamo abbastanza male. C'è uno spawner di scheletri. Non ti permetto. Che c'è knockback sul... Ok ragazzi, continuiamo ad andare avanti. Là c'è un altro spawner che andremo a distruggere veloce. Continuiamo ad andare avanti. Direi anche di chiudere questo punto dalla lava. Ma là per esempio c'è un altro spawner che devo distruggere. Minchia, lo sapevo.
Cioè, hanno knockback, sì. Che tra l'altro sono pure morto. Spero che non mi è finito niente alla lava, perché scheletro ti giuro che ti ammazzo. Difficile questo dungeon. Cioè, con questi scheletri che hanno il knockback è un problema. Perfetto, l'armatura si è salvata. Dai, facciamo un po' di sistemazione. Resistenza al fuoco per 2 minuti, ragazzi. Minchia, ecco che cosa si sono bruciati. La Glowstone. Cazzo. Quanto cazzo? Oh mio Dio. Ma quanti cazzo ne sono spawnati in un secondo? E muori. Oh Madonna santa. Finalmente lo spawner. Cioè, guarda quante frecce ho di sopra, cazzo. Vaffanculo liscio. Perfetto. Penso che sia l'ultimo, ragazzi. Questo scheletro forse era l'ultimo. Allora, dobbiamo cercare di vedere lo spawner prima e distruggerlo subito. I play. Ok, io mi faccio tunnel da sotto, perché sega tantissimo. Allora, il volume dei blades è qui. Vediamo. No. Possiamo dare un'occhiata al massimo. Quanti sono? Ma vi siete? Quanti cazzo ne sono nati? Boh, picciotti, è qualcosa di impossibile. Cioè, praticamente gli spawner tipo, cioè, spawnano mob uno ogni secondo che tu ci sei accanto. Incredibile. Cioè, io non. Boh. Niente ragazzi, dobbiamo arrivarci di nuovo per la seconda volta. Siamo morti così molto da deficienti. Difficile, difficile questa mappa ragazzi, troppo difficile. Povera roba che muore in continuazione. Hai preso tutto di nuovo? Sì. Lascio. Corri, 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 corri. Oh mio Dio, che parkour. Impossibile. Ok ragazzi, dopo essere ritornato di nuovo in questo punto, sfortunatamente ho perso la corazza di ferro. Eh sì ragazzi, abbiamo perso la nostra corazza. Però siamo riusciti a ritornare di nuovo in questo punto, quindi tantissimo fotte sega, possiamo continuare ad andare avanti. Ok, fino a qua niente spawner. La cosa mi puzza un pochettino, ma proprio poco poco. Oh, aspetta, là c'è uno spawner. Perfetto. Ok, da qua dobbiamo andare là. Spawner? Ok, uno spawner distrutto, forse là in fondo c'è qualcun altro. No. Continuiamo ad andare avanti. Là sotto c'è una cassa. Sì. Digger kit. Vediamo. Oh, della pala e degli smeraldi e dell'erba. Direi che questa roba dovremmo tenerla abbastanza stretta. Ma qua bisogna salire. Perché non capisco cosa devo fare. Il problema è che questi bastardi hanno knockback nell'arco. Minchia, è un problema. E voglio se è un problema.
No, no. C'era un creeper dietro. Che niente, pensavo potesse esserci qualche cassa nascosta e invece no. Dato che ci siamo, diamo un'occhiata anche qua sopra. Penso che là sopra non ci sia neanche niente. Quindi mi sa che dobbiamo continuare. Qua chi c'è? Una zombie. Ok. Vabbè ragazzi, a sto punto... Oh, eccolo. L'altro spawner. Ok. Oh, questo era l'unico spawner che girava lentamente. Oh, degli zombie. Mi hai fatto cagare in mano. Allora io devo farmi un po' di scorpacciate di questi mob. Mi serve la loro carne. Siamo attenti, come al solito. Cerchiamo di tappare, ma rifacendo anche dei ponti, in modo tale da non crearci troppi problemi. Poi io ancora non riesco a trovare la fine di questo dungeon maledetto. Sto cercando di togliere tutta la lava possibile da tutti i punti, in modo tale che se un futuro scheletro dovesse spingermi, tipo come quel Blaze, oh madonna, non farti colpire più. Allora c'è uno ghast. Mi sa che devo muovermi, ragazzi. Che cazzo. Facciamo una cosa. C'ho una cassa io qui. Tanto da qui ci dobbiamo ritornare. Lasciamo ovviamente quello che è a noi non ci serve. Le enderpearl possono essere utili. Perfetto. Ragazzi, lasciamo.